questa nave Titanic. Che Dio la benedica e l'assista nei suoi lunghi viaggi. Transatlantico Titanic è la nave più grande del mondo. Non solo la sua mole, ma il lusso dei suoi servizi mettono il Titanic al primo posto tra le navi che solcano gli oceani. Grazie anche al famoso sapone da toilette di Novia, a disposizione di tutti i passeggeri di prima classe. Il Titanic è certo all'avanguardia della raffinatezza e della comodità. Fammi vedere. Per i passeggeri di prima classe, intendiamoci, gli altri non si lavano. Scusi, signore, lei è straniero? Eh? O radicale, forse? Mia moglie ed io troviamo che le sue osservazioni sono di cattivo gusto. Cosa? Chi vuole ironizzare sulle conquiste della nazione lo faccia in privato. Un inglese è fiero dell'inaffondabile Titanic. Certamente. Mio marito è senz'altro d'accordo, visto che si imbarca sul Titanic come secondo ufficiale. Oh, chiedo scusa. È stato uno sciocco malinteso. Certo, signora, il sapone è una cosa seria. Credevo che lei volesse criticare... Il sapone, non la nave. Ah, naturale. Si imbarca a Liverpool, ritengo. No, a Belfast. Poi raggiungiamo Southampton. Ah, come la invidio. I giornali dicono che è una città galleggiante. Ammirevole progresso. È la conquista dell'uomo sugli elementi della natura. 80 casse di noci Titanic. Sì. 3.000 dozzine di uova Titanic. Sì. Segue tutto Titanic. Sì, avanti. 250 libbre di caviale russo. 500 marmellata, casse di pomodoro. 2.000 libbre di composta di pesche. Il vitello lo rifiuto. Prenderemo il resto dopo aver controllato. Arrivederci. La lista dei passeggeri del Titanic, signore. Quanti sono di prima? 332. 276 di seconda, 708 di terza. Fanno con l'equipaggio? 2.208 persone. Metà di quelli di terza salgono a Cherbourg e a Queenstown.
Ecco fatto. Sono 8 bauli, 10 valigie, 18 pezzi in tutto. Stanno venendo. Mm-hmm. Pronti, signore. Arrivederla, milord. Le auguro di fare un buon viaggio. Grazie infinite. Sei abbastanza coperta? Sì, grazie. Avanti, Perkins. Attente, bambine. Arrivano. Dimostriamo alle loro signorie il nostro affetto. Evviva! 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 Chi sono? Le orfanelle. Cercano di assicurarsi il tacchino per Natale. Le manderemo un telegramma dalla nave. Ti raccomando tanto, la mia piccola. Non Beh, Dio ti benedica, figliola. Grazie, padre. Tornerete tutti dopo aver fatto fortuna. Può contarci, padre. E tu che farai del carretto? Ah, lo venderò a Queenstown prima di imbarcarmi. Insisti sul prezzo, Tom. Sono avari a Queenstown. Stia tranquillo. Non mi imbroglieranno. Non pianga, signora Farrell. Suo marito fa una cosa saggia. Posso aiutarla? Grazie. Lei è molto gentile. Aspettate! Dio vi benedica, figlioli! Ti promuoveranno primo ufficiale dopo questo viaggio? Tutto dipende se Willy va in pensione o no. Eri primo ufficiale sul Majesty. Ah, sì, ma temporaneo. Non ci tieni? No. Murdoch farà carte false per scavalcarmi. È molto ambizioso. Anche tu. E lo sai. Meglio secondo sul Titanic che primo ufficiale su di un'altra nave. Per me conta l'onore di servire la compagnia e non la paga. Storie. Che cosa vuoi che ti porti da New York? Qualcosa che qui non c'è o niente? Ah, ho trovato. Giarrettiere. Tutte di seta con nastri e fiori finti. C'è un negozio a Broadway che ce le ha. Le importano da Parigi. Azzurre, verdi o rosse. E ora che ti frega? Tu che compri delle giarrettiere con nastri e fiori finti. E tu che le porti addosso. Su, Bertie, guarda che ora è. Farai tardi. Buongiorno, signore. Buongiorno, pilota. Servo motore è stato... Emozionante, comandante. Altro che. Molto bene. Grazie, signore. Sarà un grande momento il nostro arrivo a New York, eh? Specie per lei, che è il consigliere della società. E per lei, Andrew. La nave è opera sua. Suoi, quindi, dovranno essere gli applausi. Io non sono che un impiegato. Dovremmo arrivare, vediamo, mercoledì mattina. Anche prima, volendo. Non forzerei in questo viaggio. Oh, no, assolutamente. Con le macchine assestate sarà diverso. Sì, certo, comandante, lei agisca a suo giudizio, eh? Io non sono che un passeggero qui a bordo. Signor Murdoch. Oh, Andrews. Tutti ai posti di manovra e mi avverta appena tolto il barcarizzo. Sì, signore.
come una roccia. È sbalorditivo. Certo, il mare è assolutamente calmo. No, io sostengo però, comandante, che anche con questo mare altre navi avrebbero un po' di rollio. Oh, è innegabile. Come lei diceva, ha la stabilità di una roccia. Ah, no, no, qualcuno ha urtato il tavolo. Mi scusi. C'è ancora zucchero lì? Sì, signore. Cosa c'è? Altre segnalazioni di ghiacci galleggianti. Da due piroscafi che ci precedono. Sono a sud di Capo Reis. Non ho mai visto iceberg a questa latitudine. L'inverno è stato mite nell'Artico. Devono essere trascinati dalla corrente del Labrador. Beh, i nostri passeggeri non hanno fretta. O non sarebbero con noi. Sono dispacci per il comandante. Ah, va bene. Glieli dia subito. Senz'altro. Dalla stazione radio, comandante. Grazie. Scusatemi. Sono segnalazioni di ghiacci galleggianti. Mi scusi. È grave? Oh, staremo con gli occhi aperti. Senti, è il Titanic. Cosa dice? Arrivederci a mercoledì. Tanti baci, Mina e Bill. Roba privata. Ne hanno quattrini da buttare. Continua così da stamani. Altro ghiaccio. Comprare 2000 rand. Prezzo d'apertura. Lunedì mattina. Deve essere ricco sfondato. Chi è che trasmette? Il Titanic a Capo Reis è al suo viaggio inaugurale. Ah, a che distanza è? Non saprei. I segnali arrivano forti. Sarà a 50 miglia. Trasmetti a tutte le navi. Dal California. Avvistati i ghiacci. Jak mi ładnie śpiewa, prawda? Siedź spokojnie. Ah, ora basta con la tristezza, qualcosa di allegro. Per esempio, suona una bella gira. Ya, ya! Vuole ballare? Ballo, eh? Mi è meglio stai. Oh, non gliela mangio mica. Come on. Andiamo. Su. Thank you.
Buonasera, Milady. Sir Richard. Buonasera, buonasera. Il bel Johnny lo chiamavano. E vi assicuro, era il cercatore d'oro più gagliardo di tutto il Colorado. Lo sposai a 15 anni. Davvero? Mm. Non aveva un soldo. Ma poi scoprì un filone al bacio e diventò milionario. E sapete cosa fece? No. Ricostruì una casa e fece murare un dollaro d'argento su tutte le mattonelle dei pavimenti. Che fatica tenerli puliti. Buonasera, Kemp. Nessun inconveniente? No, no, è una perla di nave. Grazie, Esker. Buonanotte, signore. Ne ho trasmessi più che ho potuto. Ma il commissario di bordo seguita a mandarmi. Eccone altri. Buonasera. Mi spiace, Phillips. Dal Titanic in navigazione. Vorrei fossi qui. Idiota. Come funziona, Capo Race? Qualche volta fa ripetere. Ah, il Californian ha segnalato altri ghiacci, l'ho detto sopra. Bene. Non c'è pace per i malvagi. Avanti. Ancora? Temo di sì. Metta lì, per favore. Ci sono guai in vista? No, di certo. Buonanotte. Buonanotte. Alla via così. Sì, signore. Mi ha fatto chiamare, signore? Ah, sì, Cipi. La temperatura scende. Stia attento che l'acqua potabile non geli nei serbatoi. Sì, signore. Grazie. Freddo. Sei abbastanza coperta? Rientriamo. E poi non possiamo star qui. È la prima classe questa. In una notte così chi ci dice niente? Buonasera, signor Lightoller. Buonasera, signore. Altre notizie sui ghiacci? No, signore. Com'è la temperatura? È scesa quasi a zero e scende ancora. Tra un'ora saremo nella corrente del Labrador. Comunque l'atmosfera è limpida. Se si dovesse alzare la nebbia, dovremo rallentare. Casomai mi avverta. Sì, signore. Signor Moody? Dica.
Avverta le vedette di stare molto attente ai ghiacci galleggianti. Ne potremmo incontrare. Tengano gli occhi aperti. Sì, signore. E che passino parola quando smontano. Sì, signore. Ghiacci a prua! Visto! Ferma le macchine. Ferma le macchine. Macchine ferme. È un banco di ghiaccio, signor Groves. Non mi azzardo a girarli intorno finché non è giorno. Avverto in macchina? Sì. Stabilisca la posizione. Sì, signore. Evans, ci sono delle navi vicino? Solo il Titanic. Lo avverta che ci siamo fermati a causa del ghiaccio. Il signor Groves le darà la posizione. Sì, signore. Tenete gli occhi aperti. Potrebbero esserci dei ghiacci galleggianti. Va bene. Mi raccomando, non ti bere tutto il tè, eh? Ho detto al carpentiere di badare ai serbatoi. Le vedette sanno che potremmo incontrare dei ghiacci. Questo è tutto, credo. Faccio il giro di ronda. Grazie. Non c'è di che. Buonanotte. Buonasera, signore. Ciao, Blake. Mi porti il cappotto in cabina, per favore? Sì, signore. Grazie. Allora, cognac no, per i signori e amarena al frutto per le signore. Desiderano altro? No, va bene. Ah, senta, è vero che faranno una prova di velocità domani? Così ho sentito dire da un ufficiale. Non posso garantirlo, certo. Ah, ecco qualcuno che ce lo confermerà. Scusi, tenente. Prego. Buonasera, signore. Beve qualcosa? No, grazie, signore. Sono in servizio. Abbiamo fatto delle scommesse sulla velocità della nave. A quel che si dice, domani spingerete le macchine al massimo. È vero? È possibile. Aha. E secondo lei, che velocità può raggiungere, tenente? Questo non posso dirglielo. Perché? Beh, perché la scommessa non sarebbe più interessante. Non vuol proprio bere niente? Forse più tardi. Con permessa. Amico, non troviamo più le nostre cuccette. Non sono certo qui, questa è la seconda. Oh, scusa, scusa tanto. Lì in fondo, a sinistra. Buonasera, signore. Buonasera, tutto in ordine? Sì, signore. Bene. Posso servirle qualcosa? No, grazie. Vince lui, vero? Scusi? Sa a chi mi riferisco. Ah, sì, vince, infatti. Sapevo di averlo già visto. Sul Majestic, forse. Si chiama Rogers. Una volta si chiamava Yates. È gente che può perdere? Sono tutti ricchi. Beh, se le capita l'occasione domani, cerchi di metterli in guardia. È meglio evitare la mentella. Senz'altro. Discredita la nave, e anche lei. Buonanotte. Buonanotte. Ho detto, vedo. Scala. Ecco qui la nostra posizione. Hai già il testo del dispaccio? Certo. Che cosa sta dicendo? Di
di non intromettermi. Chiama di nuovo Caporese. Che cosa gli trasmette? Telegrammi privati. Un pezzo grosso vuole il suo vagone riservato alla stazione di New York. Roba da matti. Beh, è ora di chiudere e me ne vado a dormire. Senti, quando smonto vorrei ascoltare un po'. Me lo permetti? Cominci già a ricevere a orecchio. Una parola su tre, a volte. Ti farò nominare marconista. Così potrai darmi il cambio. Ti prendo in parola. Salve, dottore. Salute a lei. Che c'è, qualche malato? Ho una missione da compiere. Oh, oh. Spero sia giovane e carina. Sempre maligno. Avanti. Salve, dottore. Come mai qui? Smetta di pensare continuamente alla nave e beva qualcosa. Lo faccio già. Glielo dico come medico e come amico. Avanti. Che cos'è? La cucina del ristorante funziona male. Cambiamenti alla sala di scrittura. Gli attaccapanni del guardaroba sono lenti. Ma dica, questa sua nave casca a pezzi. Curo ogni dettaglio. Prima di tutto, la salute. E bevo alla sua, signor Andrews. Salute. Avanti, dacci dentro! C'è una grossa nave a tribordo. A che distanza è? A 10 miglia, forse. Sarà bene identificarla, immagino. Segnali con la lampada Morse. Sì, signor.
Che cosa c'è? Iceberg dritto di prua! Iceberg dritto di prua! Tutto a dritta! Tutto a dritta, signore! Indietro a tutta forza! Indietro a tutta forza! Chiudere le porte stagne! Porte stagne chiuse! Il timone è tutto a dritta! Un iceberg, signore. Ho messo tutta dritta e macchine indietro, ma era troppo sotto. Ferma le macchine. Sì, signore. Ma il mio whisky. Cameriere! Sì, l'ho visto, era enorme. Davvero? Non si vede più. Lo abbiamo sfiorato. Ho portato un ricordino. Dove lo ha trovato? È dell'iceberg, ce n'è a quintali là fuori. Ehi, oh, che cosa lì? Cameriere, un whisky e soda. Ci siamo arenati, vi dico. Ci siamo avvicinati troppo a Terranova, ecco che è successo. Ma che cosa dici? Parli e non sai neanche... Chiudete la bocca e datemi da fare. Per me abbiamo perso una palla dell'elica. Anche sul Majestic è successo una volta. Ah? Ti dico che torneremo a Belfast, vedrai. Le pompe sono in azione. Fa scendere gli uomini e spegne i fuochi. Avete sentito? Avanti, amici belli! Forza, ragazzi, torniamo giù! Coraggio! Veniamo, e va bene! Su, scendi! Ma, pensare che oggi è il mio compleanno. Forza, ragazzi! Andiamo, sì. Coraggio, andiamo presto! Ma allora, se non c'è niente da vedere, me ne vado a letto. Buonanotte! Buonanotte! Che cosa è successo? Niente di serio. Presto ci rimettiamo in moto. Sì? Scusi, signore. Ci siamo fermati? Abbiamo dei guai. Il comandante la prega di raggiungerlo sul ponte. Subito? Per favore. In barca molta acqua. La stiva dei bagagli è allagata. Le pompe funzionano? Sì, signore. Grazie. Ma in sala macchine non bastano, ne attrezziamo delle altre. Questa non ci voleva, comandante. No, certo. Dica, secondo lei il danno è molto grave? Temo di sì. Mi scusi. Quanto ritardo pensa che ci procurerà? Abbiamo urtato un iceberg. Credo che l'avaria sia grave. Vorrei sapere quanto. Bene, vado a dare un'occhiata. Guarda che bellezza! Guarda il ghiaccio! Tira qua! Evviva! Ale, passa! Oh, no, 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 se vogliamo giocare facciamolo bene. Voi di qua, avanti. E voi mettete vorrei giocare anche io, mi metto in forma, eh? Pensa a me! Tira qua! Passa l'ala! A me! Ecco, via! Bel tiro per Bacco! Andiamo a divertirci anche noi? Ma è gente di terza classe! Thank you.
No. Faccia uscire questi uomini di qui appena può. Sì, certo. Senz'altro, signor Andrews. Perché ci siamo fermati? Sembra si tratti di un iceberg. Forse ci siamo fermati per non urtarlo. Che succede? Siamo fermi e sbuffiamo vapore. Abbiamo urtato, dicono. Contro un lastrone di ghiaccio. Non si dorme certo con questo fracasso. Ti do una mano? Con Caporei se ho finito. Se vuoi aiutarmi a fare i conti... Mi vesto, allora. Credi che dovremmo tornare indietro? Ci mancherebbe altro. Non avremmo più un momento di pace qua dentro. Ecco la situazione. C'è acqua nel gavone di prora, nelle stive 1 e 2, nella stiva bagagli e nelle sale macchine 6 e 5. Quindi c'è uno squarcio di 300 piedi da qui a qui, sotto la linea d'acqua. È d'accordo? Sì. Allora? Le pompe tengono sgombra la sala macchine, ma 5 compartimenti sono allagati. Insomma, qual è il suo parere? Andrà a fondo, capitano. Ma non può essere. È inaffondabile. Non galleggerà. Guardi, può galleggiare con 3 compartimenti allagati dei 5 che ci sono. Anche con 4, forse. Ma con tutte e 5 fuori uso sì, è finita. Queste paratie stagne arrivano solo fino al ponte E. Il peso dell'acqua a prua farà inclinare la nave in avanti e allora l'acqua del 5° compartimento traboccherà nel 6°, quella del 6° nel 7° e così via. È inevitabile. Data la grandezza della falla, non può galleggiare. Quanto durerà? È quello che cerco di calcolare. Ha imbarcato circa 14 piedi di acqua nei primi 10 minuti. Va piuttosto piano. Dovrebbe star su un'altra ora e mezza. Sì, all'incirca. Non deve esserci panico. No. Le raccomando, non allarmi i passeggeri. Certo. Quanta gente c'è a bordo? 2.200 persone. E nelle lance ne entrano... quanti? 1.200. I regolamenti non prevedevano certo una situazione simile. Vero? Signori, la situazione è molto grave. Siamo costretti ad abbandonare la nave. Signor Murdoch, raduni i passeggeri. Signor Laitola, si prepari a far calare in mare le lance. Signor Boxton, tutti gli uomini ai posti di manovra. Signor Moody, lei aiuti il signor Laitola. Il signor Wilde e il signor Pittman restano sul ponte. Tutto deve svolgersi con calma. Dobbiamo evitare il panico. Avvertirò io quando far scendere nelle scialuppe donne e bambini. Vadano pure. Comandante, non crede di stare esagerando? Temo di no, signore. Ma dov'è Andrews? Agisco sul suo consiglio. La nave andrà a fondo. Ma è assurdo. E poi non c'è posto per tutti nelle lance. Lo so bene. Volesse Dio che così non fosse. Dunque state a sentire. La nave è in grave pericolo. Dobbiamo mettere in mare le lance. Si deve far presto. Si deve far presto e con ordine. Non deve esserci panico. E dovete essere voi a dare il buon esempio. So che non avete potuto esercitarvi. Ma siete marinai e avete un cervello. E ora usatelo. Avanti, nostro uomo.
La nave è in grave avaria. Bisogna chiedere soccorso. Col segnale regolamentare? Sì, è subito. Appena è in contatto con la nave più vicina, le dica di accorrere immediatamente. Ha capito? Sì, signore. Ecco la posizione. Va bene. Che fa quella nave laggiù? Chi è? Non lo so. Avrà incontrato i ghiacci. Si è fermata mezz'ora fa. Gli ho fatto le segnalazioni con la lampada Morse, ma non ha risposto. Beh, vado a letto. Bene. Buonanotte, signore. Il Francoforte è a 150 miglia. Troppo lontano per aiutarci. Ci sarà pure qualche nave nei paraggi. Manda le SOS, il nuovo segnale. Forse non ti capiterà un'altra volta di farlo. Avanti. Scusi se la disturbo, ma ordine del comandante. Cosa c'è? Ci troviamo in difficoltà. Tutti devono andare sul ponte con abiti pesanti e cintura di salvataggio. Cosa? È una precauzione, signore. Con permesso. Alzatevi, vestitevi e mettetevi le cinture di salvataggio. Alzatevi, vestitevi e mettetevi le cinture di salvataggio. Ho detto di vestirvi subito e di mettervi le cinture, sappi, chop, chop. Accidenti, anche qui. Volete vestirvi e prendere le cinture di salvataggio? Vestitevi subito, ho detto. Senza tanto discutere, capito? Forza, figliuoli, non perdiamo tempo. Non piegate il copertone. Signor Lightoller, vuole ascoltarmi? Che c'è lì? Pane, signore. Bene, mettilo a bordo. Di questa. Sì, signore. Le dico che ogni lancia di salvataggio deve avere due marinai. Questo è il regolamento. So il mio mestiere, vada nel salone, prego. Avanti, imbarcate quei recipienti. Coda. Coda. Lugie, voda una skadinie. Janek, no può passo się dzieje, no co za porządki. Svegli, affondiamo. Fuori di qui. Vattene. Dovete alzarvi. Ordine del comandante. Vattene, spegni la luce. Al diavolo. Cameriere? Sì, signore. Perché non si mette il salvagente? Perché i passeggeri penserebbero che ho paura. Darà il buon esempio. Se lo mette, figliolo. Per il suo bene, credo. Oh, signora, l'aiuto io. Sono tremende. Vieni, cara. Io non capisco questa stupidaggine. Lo sanno tutti che è una nave inaffondabile. Eccomi qui. E
era la prima volta che riuscivo a dormire da quando siamo partiti. Lascia perdere. Freddo fuori. Dove è andato, Pat? Tieni la borsa, per favore. Su, in cima, svelti! Poi crescendo somigliano alla madre. Il mio è un vero terremoto. Il maschietto. Sono tutti uguali. Perché non provi a mandarlo all'asilo? La madre non vuole. Sta soltanto a te convincerla. Ah, beh, adesso me ne vado a dormire. Buona guardia. Ciao, Marconista. Ho ricevuto una chiamata di soccorso. Da chi? Dal Titanic. Ha urtato un iceberg. È uno scherzo. Ma no, ci chiedono aiuto, affondano. Il Titanic è assurdo. È vero! Vado dal comandante. Mi sostituisca, vengo subito. Sì, signora. Comandante, senta. Che diavolo succede? Non sa bussare prima di entrare, lei? Una chiamata di soccorso dal Titanic, affonda. Mi spiace, signore. Signor Dean, faccia accostare. Diriga a nord-ovest. Le do la nuova rotta tra un minuto. Sì, signore. Senta, Cotton. Ma è proprio il Titanic? Sì, signore. Certo. Assolutamente. Va bene, risponda. Cerchi di sapere di più. Li avverta che dirigiamo su di loro. Sì, signore. Comandante, ho preso contatto col Carpazia in viaggio da New York. Dirige su di noi. A che distanza è? 58 miglia. Avanza a tutta forza. Sarà qui tra 4 ore circa. 4 ore? Sì, signore. E quella nave laggiù sarà a 10 miglia. Si vedono le luci. Non risponde? No, signore. Certo? Mi avrebbe sfondato le orecchie. Non avrà un turno di guardia notturno. O forse non ha neanche la radio. Va bene, Bride, grazie. Signor Moody. Comandi. Dia ordine di lanciare i razzi di soccorso. Uno ogni 5 minuti da babordo. Sì, signore. Le lance di babordo sono pronte. Faccio salire? Sì. Soltanto donne e bambini. Cominci pure. Sì, signore. Era un razzo quello. Sì. Chissà perché tutto a un tratto si mette a sparare razzi. Avanti, numero 22. Uno, due...
Scenda, signora, le passerò io i bambini. Ma è mio marito. Mi spiace, prima donna e bambini. Cara, è così che deve essere. Ma in una simile barchetta non vado senza mio marito. La signora ha ragione, è assolutamente ridicolo. Ma signora, è inevitabile. Andiamo, mi aiuti a uscire. Non puoi costringermi con la forza. Su, signora, la prego. Per favore, signora, vuol scendere nella lancia? Per prendermi un raffreddore? No, no, di certo. Vuole accomodarsi, per favore? Grazie. Aileen! Aileen! Sì? Per risalire dovrei rifare il biglietto! Ma perché, domando io? Io non faccio che eseguire gli ordini. Le signore sono più al sicuro qui che in quelle barchette. Il comandante la pensa diversamente. Stia a sentire. Non so se lo hanno notato, ma la nave si è piuttosto inclinata. È molto strano. Non credo che ci sia da allarmarsi. Il Titanic è una nave inaffondabile. Su, sbrighiamoci! Forza, ragazzi! Forza, avanti, avanti! A che serve, capo? Non ci sono pompe che bastino a tener giù l'acqua. Sì, può darsi, ma più riusciamo a tenere la galla, più vite salviamo. Perciò mettetecela tutta. Mi spiace. Oh, signor Andrew. Martin, ho un lavoro per lei. Non va sul ponte, signore? Tra poco. Apra le cabine libere. Tiri fuori salvagente e coperte e le faccia distribuire. Le coperte sulle barche. Sì, signore. Provvedo subito. Bene. Signor Andrews. Sì? Vorrei chiederle una cosa. Io ho moglie e tre figli a bordo. Il pericolo è grave? Ho nervi saldi, può dirmelo. La nave ha un'ora di vita. Forse un po' più. Se le paratie superiori reggono, ma non molto. Metta moglie e figli su una lancia. Grazie. Signor Andrews, forse ci ritroveremo sulla stessa barca noi due. Sì, può darsi. Ma dove dobbiamo andare? Da questa parte, signore. Ma che cosa sta succedendo, Robert? La gente non fa che correre. C'è un chiasso qui sopra. Una seccatura. Abbiamo urtato un iceberg e siamo in avaria. Forse arriveremo con un giorno di ritardo. Questo è noioso. E per complicare le cose, il comandante è un tipo molto meticoloso. Donne e bambini devono prendere posto sulle lance di salvataggio. Oh, no. Niente da fare. Ma non voglio svegliare i bambini. Credi che sia necessario? Sì. È meglio obbedire al comandante. Va bene, Robert. I bambini, coprili bene. Prendi anche le coperte dei letti. Io penso a Tom, tu bada alle piccole. Sì, certo. Tom. Tom, svegliati, giovanotto. Devi alzarti. Anna. Mi Jennifer, ecco, svegliati, qua il mio metto. Fuori! Fuori! Su, svelti! Tutti fuori! Forza, ragazzi! La paratia salta! Svelti! Venite! Forza! Scendete nelle lance, per favore! È solo una precauzione, signora. Io non me lo metto. Ma deve infilarsi il salvagente. Oh, lo trovo orrendo e non intendo assolutamente mettermelo. Su, avanti, coraggio! Lo portano tutti quest'anno, è la grande novità. Sentite voi, dite al parrucchiere che disdico l'appuntamento. Devo andare in crociera. Scendete nelle lance, prego! Avanti, per favore! Vengano, signori. Che la mia, avanti. È una grande messa, quella là. Un po' di calma, c'è tanta gente.
Commissario, voglio subito i miei gioielli. Sono nella cassaforte. Ecco qui la ricevuta. Abbiamo sentito dire che mettono donne e bambini sulle barche di salvataggio. Di qui non si passa. Questa non è l'entrata del ponte di Terza. E qual è allora? Gli accessi al ponte inferiore saranno aperti più tardi. Oh, senti, davvero, eh? Questa la vedremo. Bisogna diminuire la pressione. E allora è necessario alleggerire il carico. Beh, stacca i ventilatori della sala macchine. È qualcosa. Bene. Come vanno le cose su? Pensate anche a noi. Bisogna soprattutto non far mancare la luce. Verrò io stesso ad avvertirvi quando potrete abbandonare il vostro posto. Ma ce la caveremo. C'è il Carpazia che si dirige su di noi. Sarà qui da un momento all'altro. Beh, speriamo che sia così. Se qualcuno vuol mettersi a pregare, si accomodi. Gli altri vengano a prendere una tazza di tè. Interrompa il riscaldamento. Faccia quello che vuole. Voglio tutta la pressione disponibile. Sì, signore. Bene. Signor Dean. Signore. Voglio tutti sul ponte per ricevere i naufraghi. Interrompa tutti i servizi. Faccia approntare le lance. Metta delle lampade sui fianchi della nave. Faccia aprire i portelloni e a ognuno di essi fissi dei paranchi e cinture di tela per imbracare i feriti e abbassi le due scale laterali. Tutto chiaro? Sì, sì. Bene. Sottocapo, voglio il dottore e il commissario che mi raggiungano subito sul ponte. Sì, signore. Sì. Eccomi, tesoro. Pronti ad ammainare! Che fa? Non guidi tu la lancia? Ah, oh, io non sono un marinaio, Gio se la cava da solo. Prima le donne, no? Forza, ammaina! Metti! Brigatevi, ragazzi! Svelti! Ferma! Che c'è? Faccia il favore di non immischiarsi. Dobbiamo calare subito in mare le lance! È quello che facciamo. Vuole far annegare tutti? Così va a finire se le caliamo troppo in fretta. Si tolga di torno, avanti! Seguita ad ammainare! Ehi, sai che grana gli pianta quella a New York? Sono ciechi. È il sesto che lanciano, signor Stone. Già. Meglio avvertire il comandante. Cosa c'è? Quella grossa nave lancia dei razzi. Sei finora. Saranno segnali convenzionali della sua compagnia. Chiami con la lampada Morse, si accerti. Sì, signore. Il comandante crede che faccia dei segnali a un'altra nave della sua compagnia. Piuttosto strano, no? Cerco di chiamarla di nuovo. Sembra che sia inclinata. Dipende dall'angolo da cui la vediamo.
La prego. La mia amica è in quella barca. Voglio stare con lei. Signora, deve montare in questa. Oh, non vedo perché. Signora, c'è tanto la prego, posto in non quella sta a lei scegliere. Su, scenda. Largo, per favore, largo! Piano, papà, voglio tornare a letto io. Vai a fare una gita in barca, cara. Prima ci dicono d'andare sul ponte, poi ci dicono d'aspettare. Fanno dei turni, signora. Vorrei che si decidessero. Con permesso. Queste sono cose che mi indispongono. Sì, signora. Che noia. Ma se non c'è pericolo, perché mai ci dobbiamo mettere il salvagente? Lei mi spieghi questo. Senta, io non sono qui per discutere. L'ordine è di metterselo e basta. Abbiamo trovato un passaggio. Venite. Dov'è Pat? È andata avanti. Sbrigatevi. Ho visto una luce, ma non so se rispondessero al segnale. Forse era solo il fanale dell'albero. Se potessi gli sparerei. Di qua, signore. Svelte, prego. Ecco, in fondo al corridoio. Sempre avanti. Prego. L'acqua è arrivata al ponte, il tempo stringe. Se fanno storie, buttale dentro. Bene. Vadano sul ponte, signore, presto! Signora, prego. Sempre avanti. Grazie, signore. Grazie. Seguano sempre il corridoio. No, non mi mettete su quella barca. Signora. Preferisco morire, non sono mai salita sulla barca Remi, no, non posso. Cadrò. Oh, no. Si calmi, tanto deve andarci per forza. No. Ecco, ci siamo. Bravo, Mike. Ora di qua, presto. Ehi, voi! Non potete stare qui. Questa è la seconda. Oh, davvero, lascia eh? Lascia che accompagniamo queste signore alle barche. Non posso, perderò il posto. I denti perderai se non stai zitto. Lasciatemi! Vigliacco. Su, andiamo, prima che chiami aiuto. Senta, ci sa dire qual è la strada per le barche? Una qualunque, amico, una qualunque. Tutte le strade portano a Roma. Di qua, Pat. No! No! Avanti, signora! No, no, non voglio! No. Prima donne e bambini! No! Ti prego, Luis, vai, per amor del cielo! Troverò posto in un'altra barca! Avanti, cara, ti prego! Robert, io non me la sento. Dovremmo rinunciare ad andare in auto a Filadelfia e prendere il treno. Non voglio lasciarti qui. Nostro cugino può perdonarci un giorno di ritardo, non due. Io non vado, Robert. Mia cara, non ho mai dovuto chiederti di obbedirmi. Ma questa volta devo farlo. È la regola imbarcare prima donna e bambini. E poi verrà il nostro turno. Dici davvero? Ma certo, cara. La prego, signora. I piccoli la seguiranno. Venga. Siate brave e vegliate su mamma. Addio, piccolo. Ecco qua. Addio, figlio mio. Vieni, caro. Grazie. Pronti? Pronti, tutti indietro, lontani dalla lancia. Indietro, per piacere, signori, tutti indietro. Indietro, indietro, per piacere. Ammainiamo. Indietro, prego. Forza, ammaina insieme. Attente alle mani, signore. Non tenetele sui bordi. Saluta, cara. Ciao, papà.
Senti, dove andiamo a qualcuno? Così ci cacciano via. No, no, proviamo di qua. Vieni. La prima classe. Andiamo, Pat. Io non sento niente. Questa storia non mi va. Voglio andare di sopra. Fermo! Vi avvertiamo quando è ora! Il numero 18. Avanti! Ammaina insieme! Ferma! La prego. C'era posto nella barca. Sono donne e bambini. Signorina Russell, la credevo già nella lancia. Il porcellino, il mio portafortuna. Ma, signorina... Abbastanza. Regolerà dopo, se crede. Sì, sì. Dopo. Forse ha un appuntamento. O forse ha ragione. Comincio a pensare anch'io che ci siamo messi in una brutta situazione. Allora che vogliamo giocare, signori? A rubamazzo? Allora, Phillips. Il Carpazzi avanza a 17 nodi, signore, e sarà qui alle 3:30. È troppo tardi. Ci sarà un'altra nave, provi ancora. Sì, signore. Il tuo salvagente, John. Mettilo lì, grazie. Ci vedono? No, signore. C'è stata una luce, ma doveva essere un fanale. Sotto capo Rowe. Signore? Lei sa trasmettere i morse, vero? Sì, signore. E allora segnali ininterrottamente, siamo il Titanic, affondiamo, venite a soccorrerci. Sì, signore. Lei vada ad aiutare alle lance. Sì, signore. Gino Boxer. Signore? Chieda al signor White dove sono le armi e le munizioni. Dopo serviranno, forse. Sì, signore. Ci siamo, Mike! Non c'è tempo da perdere! Non avete sentito voi due? Andate. Anche lei deve andare, avanti. Musci. È al completo, signor Lott? Ci sono queste due da imbarcare. Avanti, per favore. Smetta, si sprechi.
Avanti, facciamo presto. Svelte per piacere. Dopo verrò anch'io. State attente. C'è ancora posto in fondo. State attente. Potremmo almeno portare con noi una valigia? No, cara, proprio niente. Ma dovrò lasciare il mio corredo? È tutto quello che ho. Non tutto, cara. Abbiamo solo un marinaio. Non basta per guidare la barca. Ferma lassù! Fermate! Cosa c'è? Ehi, voi! Abbiamo soltanto un marinaio! Chi è in grado di andarci? Vado io, se vuole. Se ne intende? Guido il Panfilo. Se è capace di calarsi di lì, può scendere. Ehi, tu! Comandi! Passa quella cima! Avanti, buona fortuna. Ammaina insieme! Scendi nella lancia. Sì, signora Strauss, la prego. Non ho mai lasciato mio marito, colonnello. Perché dovrei farlo ora? Ti prego, sii ragionevole. Viviamo insieme da tanti anni, Isidoro. Dove stai tu, sto anch'io. Sono certo che faranno un'eccezione per un vecchio gentiluomo come il signor Strauss. Chiedo all'ufficiale. No, io non scendo nelle lance prima degli altri uomini. Restiamo qui. Vieni, cara. Ha ragione, sai. Neanch'io ti lascio. Ma è vecchia, tu sei giovane. Ti prego, cara. Io riuscirò a cavarmela. Anch'io, allora. Attenta a scendere. Un momento. Lei no, solo donne e bambini. E lui che cos'è? Ha 13 anni. Va bene, vai, figliuolo. Veglierai su tua madre. Ora indietro, per favore, tutti quanti! È assurdo. Dall'altro lato i signori si imbarcano con le signore. Perché dobbiamo star qui ad aspettare, non lo so. Ma chissà se c'è posto nelle lance per tutti quanti. Oh, senza dubbio. Perché non chiediamo? Ci hanno detto di aspettare qui. Che dobbiamo fare, secondo te? Non lo so. Saliamo sul ponte intanto. Scusi. Ci dica, dove dobbiamo andare noi? Mettete via quelle sigarette. Non conoscete il regolamento? Dovrò fare rapporto al comandante. Indietro! Venite fuori voi due. Avanti! No, non voglio stare qui! Fuori, ho detto! No, mi lasci nella lancia! Fuori, meno storie! Guardatemi!
il rapporto nella cabina del primo ufficiale, subito. Bene. Gli uomini non possono imbarcarsi, prima donne e bambini. Signor Guggenheim, deve sbrigarsi. Dirò io al suo cameriere dove raggiungerla. È scomodo e sta malissimo. Vada sul ponte, signore. Per favore, il mio cameriere. Posso andare anch'io? Sì, signore, scenda. C'è posto per me? Sì, avanti. Buonasera, signora. Ora è meglio qui che a bordo, eh? Aprite il cancello! Aprite! Fateci passare! Aprite! Lasciate uscire! Vogliamo uscire! Aprite! Dai, dai! Siete diventati pazzi! Vi farò arrestare tutti quanti per danneggiamento! Finitela! Svelti, venite via! Cercate di salvarvi! Non rispondono? No, signore. Spara i razzi che sono rimasti. Sì, signore. Vengano avanti, signore, presto! Avanti, cara. È ora che tu vada. Addio. Dio ti benedica. Ti raccomando tanto, Ginetta. I marinai qui! Tocca a noi, su! Pronti ad ammainare! Ammaina! La lancia ne porta 40. Perché non fanno salire a bordo qualcun altro? Andiamo. Attenzione! Questo era l'ultimo. Non rispondono, vero? No, signore. Quei maledetti non mirano. Vada dal signor Murdoch. Gli occorre aiuto. Sì, signore.
questa lancia. Sì, attento, fa le cose con calma. Piano, state indietro. Signora, la prego. Se non me la cavo, la spedisca mia sorella. C'è l'indirizzo. Venga, signora. Ce ne ricordi? Indietro, per favore. Lei è pessimista, vero? L'acqua è gelata, non si può resistere a lungo. È un poker pericoloso. Io non ho mai saputo perdere. Mi infilerò in una barca. Buona fortuna. Giù in fondo! Pronti ad ammainare! A posto lì? Sì, signore. Non c'è più nessuno. Ammaina! Presto! Via così! Novità? Nessuna, signore. Il Carpazia sta facendo il possibile. L'Olimpica ha chiesto se potevamo andarli incontro e il Francoforte seguita a domandare dettagli. Cretini! Non si persuadono, comandante. Non è facile, infatti. La sala macchina è allagata, tra poco non trasmetteremo più. Aperta il Carpazio. Sì, signore. E che corra! Sì, signore. Ho fatto preparare le coperte, comandante. Abbiamo attrezzato a dormitorio tutti i saloni. Sarà necessario separare i passeggeri di terza. Va bene. Un momento. I nostri passeggeri restino in cabina. Avremo già abbastanza da fare senza di loro. Voglio un cameriere in ogni corridoio e li avverta che se vedo... Che c'è, Cotton? Il Titanic, signore. La sala macchina è allagata e a fonda di prua. E tra poco non avranno più corrente per trasmettere. Chiedono tra quanto li raggiungeremo. Tra non meno di 2 ore. Aww.
Oh, povera figliuola, prenda questa, terrà calde tutte e due. Oh, le pare. Non stia a pensare a me, ho tanto di quel grasso. Vogate! L'ufficiale ha detto di restare vicino alla nave. Se stiamo qui, quando affonda, tira giù anche noi. Remi lei con me, al timone va una signora. Ho io il comando qui. Lei pensi a remare. Ma anche noi altre possiamo farla. Vero, ragazzi? Anzi, ci riscalderemo. Sì, sicuro, sicuro. Come no? Beh, ma io... Sta zitto, comandante. Cercavi i rematori, ecco, ce li hai. Qua! Allora, attenti alla testa! Su, grazie. C'è soltanto un posto. Vada lei allora. Oh no. Lei ha dei figli che l'aspettano. Non posso. Per favore, prego. La prego. Signora. Il tempo stringe. Stia bene. Pronti a calare? Ancora qui, signorina. Andrà sulla prossima lancia. Grazie. Affonda presto ora. Le lance sono tutte a mare? Tutte salvo le due di riserva. Non c'è tempo di calarle con le gru. Cerchiamo di farle scivolare fuori bordo. Ci occorre qualcuno che ci aiuti. Ehi, voi due! Serve, nessuno ci ascolta. Neanche quando mangiano ascoltano, ma suoniamo lo stesso. Non è vero, signore? Si dice che aiuta la digestione. Esatto, perché la musica distende i nervi. Avanti, numero 24. Signor Guggenheim, e il salvagente? Era molto scomodo. Ci siamo vestiti di tutto punto e andremo giù come gentiluomini. Certo, signore. Ma lei non... Comunque finisca, vorrei che mia moglie sapesse che mi sono comportato con dignità. Cerchiamo di farla scivolare giù. Stanno cercando di mettere in mare altre due barche. Se ci riescono, ci sarà certo un posto per lei, signora, in una delle due. Vedi, sei ancora in tempo. Ti prego, cara. No. Se è destino, moriremo insieme. Lei è sposato, signor Andrews? Sì. E se mia moglie fosse qui, farebbe quello che le chiedo io. Lei ha dei figli? Allora la cosa è diversa, no? Può darsi. Vi darò comunque dei consigli. Non restate a bordo fino alla fine.
Mettetevi il salvagente e calatevi in mare da una delle corde che pendono dalla nave. Evitate di saltare giù. Quando siete in acqua, allontanatevi subito a nuoto. Anche le lance si terranno alla larga. Grazie, lo faremo. Mettete qualcosa di bianco, così vi vedranno. Chissà se lui si salverà. Noi ci salveremo. E adesso fuori! Tutti insieme! E tese quelle cime! Fuori! Andiamo su, ragazzi! Andate tutti sul ponte! Il suo dovere ora è finita. Smette, tanto non può fare più nulla. Cercate di salvarvi. Vi metto in libertà. Dio vi aiuti. John! John! Corrente se ne va. Ehi, tu che fai? Mi lasci andare. Metti giù. Metti giù. Mi lasci andare. Giù. 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 Avanti, spingete, spingete. Tenete la bilanciata! Avanti, Mike! Trattenetela con le cime! Cercate di trattenerla! Cerchiamo di sciogliere l'altra barca, svelti! Thank you.
finito ormai. Il dovere è compiuto. Vi ringrazio, amici. Hertha! Komm doch schon, wein nicht! Otto! Vuol neanche tentare, signor Andrews. Che cosa fai tu qui? Voglio la mamma. Oh, allora andiamo a cercarla, non ti pare? Su, vieni con me. Ah,
Allontanatevi! Guardate! 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 Facciamo una preghiera. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato. La troveremo. Dei nostri passeggeri. Ma non c'è posto qui, signore. Sciocchezze. Altri 20 ne entrano. Sta zitto e fa quel che ti dico. Permesso? Attenzione. State calme, signora, prego. Io mi rifiuto. Avanti, si alzi. È incredibile. Sì, lo so. Questo è un vero sopruso. Ha ragione, su, avanti. Su. Insisto che dovremmo tornare indietro. Ci rovescerebbe, l'ha detto il timoniere. Dovremmo provare almeno. E lei che ne pensa? Qui stiamo già pigiati. E io sto molto scomoda. È difficile decidere. C'è un solo marinaio tra noi. È meglio seguire il suo consiglio. Beh, forse se aspettiamo, finché non si sono un po' calmati, potremmo provare. Tu vuoi aspettare che la metà sia morta? Ci vorrà poco con questo freddo. Come on.
quel grosso vapore là fuori, che prima sparava i razzi. Che ha fatto? Sembra si sia allontanato. Sparava i razzi. Non è più in vista. Razzi non ne ha sparati più? No, signor. Va bene, che ora è? 2:45, signore. Grazie. Metta giornale. Sì, signore. Di assettare la barca. Ascoltatemi, tutti quanti! Aiuto! Un momento. Attenzione. Venite, ragazzi, siete a posto. Da una mano, prego. Sì, sì. Pensi al bambino. Qui, qui, mi dia la mano. Il bambino. Piano, piano. A sinistra, a sinistra, ora a destra. Fermi. Uno è morto qui dietro. Sei sicuro? Senz'altro. Sì, signore. Allora, calatelo giù. A sinistra, adagio. Adagio. Ora posso far salire il fuoco. Sì, tiralo su. A destra. A destra. Basta. Grazie tante. Voglia scusare, signore. È il freddo. Guardi laggiù. Davanti a noi. Fermi, ragazzi! A destra! A destra! A destra! È un fischietto da ufficiale! Forza, tutti insieme! Timona dritta! A destra, per favore, signora! Il mio bambino! Il mio bambino! Quell'uomo laggiù fuma una sigaretta. È disgustoso che uno si metta a fumare in un momento così. La gente dovrebbe imparare a controllarsi. Dov'è mio marito? Ho freddo. Ho freddo. Ho tanto freddo. Oh.
Dovremmo esserci ora. Non si vede nulla. Non riesco a capire. Iceberg a babordo. Una quarta a dritta. Una quarta a dritta. Avanti ad agio. Avanti ad agio, signore. Una quarta a dritta. Qualcosa brilla laggiù. Lancia un razzo. Siamo fritti, vi dico. Ah, sta zitto. Non abbiamo né acqua né cibo, né bussola né carte. Non è la stella polare quella? E cosa se ne fa? Siamo a centinaia di miglia da terra. Che cos'è? Una stella cadente, o forse un lampo. Lampo un corno! Quello è un razzo, guardate! Sì, è vero! Faccia, guarda laggiù, c'è una nave che ha lanciato un razzo. A sedere, per favore, sedute! Ho finito in mare. Facciamoci vedere. Là, guarda! Così. Lo vedranno, no? Coraggio! Arriva una nave! Lancia i razzi! No, sono sfinito. Ah, oh, su con la vita, avanti! Ormai è fatta! Guarda quei razzi! Guarda quanto sono belli! Sarà certo il Carpazio. Non è contento di vederlo, lei? Sì, è molto, ma io sono ancora vivo. Se fosse stato più vicino. Ce ne sono molti sei in questa faccenda. Attento, sottocapo, mantenete quella cima! Se fossimo andati un po' più ad agio, se avessimo avvistato prima l'iceberg, non avremmo nemmeno urtato. Se le lance fossero state sufficienti per tutti e non il minimo voluto dal regolamento, sarebbe stato diverso, no? Può darsi. Lei non ha niente da rimproverarsi, comunque. Ha fatto tutto il possibile e anche di più. Lei non è... Stavo per dire, lei non è l'onnipotente. Nessuno si fa questa illusione. Sono sul mare da ragazzo. Ho navigato a vela. Sono naufragato già un'altra volta. So i pericoli del mare. Ma questo è diverso. Per l'imprevisto dell'iceberg? No. Per la sicurezza che avevamo. Anche ora che è successo, stentiamo a crederci. Non mi sentirò mai più sicuro. Di niente. Dio onnipotente, padre di misericordia, noi tuoi umili servitori eleviamo a te il nostro ringraziamento per la bontà e per l'amore che doni a noi e a tutti gli uomini. Salga particolare a te il ringraziamento di coloro ai quali hai voluto di recente accordare un segno della tua grazia. Benedetto sii, o Signore, per averci creato e perché ci guidi sempre sul nostro cammino, ma benedetto sii soprattutto per la redenzione che hai dato al mondo, per nostro Signore Gesù Cristo che ha fatto brillare su di noi la tua luce. Noi ti supplichiamo di renderci consapevoli della tua misericordia, così che i nostri cuori possano esultare di riconoscenza e a noi sia dato di lodarti non solo con le labbra, ma con tutta la nostra vita, donandoci tutti al tuo servizio, agendo secondo santità e secondo giustizia, nel nome di Gesù Cristo nostro Signore, al quale, insieme a te e allo Spirito Santo, sia gloria eterna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Signore? Siamo sul posto ora. Ho pensato volesse vedere da sé. Certo, grazie. Non abbiamo recuperato che una salma.
Le altre devono essere state trascinate dalla corrente. Naturalmente seguiteremo a cercare prima di ritornare a New York. Sì, signore. E quanti... Hanno finito ora di contarli. Abbiamo a bordo solo 705 superstiti. Molti di quelli che erano nelle lance sono morti. Ne mancano 1500. Esatto. Scusi, signore. Ah, Cotton, cosa c'è? Un messaggio del Californian, è nelle vicinanze. Ha saputo ora del Titanic. Vuol sapere se può fare qualcosa. Risponda di no. Tutto ciò che era umanamente possibile è stato fatto.